nuova puntata. Sono Bels e siamo qui con la puntata di oggi di Clash of Clan. Non è passato così tanto tempo dall'ultima volta, o più o meno quasi. Vabbè, non ve la prendete con me, sono gli impegni, sono gli esami, è l'università che mi fa fare questo. Adesso inizia l'estate, quindi dopo la sessione estiva magari chissà farò qualcos'altro. Vabbè, continuiamo con il nostro obiettivo di oggi, che è meglio. E di che cosa vogliamo parlare? Sì, appunto. La mia mente se ne sta andando breve. Ok, allora, oggi sarà una puntata molto relax. O meglio, io non farò molto, ma vi voglio rendere partecipi del mio grande clan, o meglio il nostro clan, il clan che abbiamo sopra a Clash, denominato iFabbug. iFabbug, cioè iFabbug, è a disposizione di tutti i nostri fan, o meglio il numero limite che può contenere un clan, quindi 50 membri. Ma sono felicissima di dirvi che mi state dando un sacco di soddisfazioni, perché con tutto il fatto che il clan non è grandissimo, cioè non sono tutte persone che stanno a livelli astronomici, ma ci sono anche persone con livelli bassini, siamo riusciti a vincere non una, non due, ma ben tre guerre. Non è vero, finora due, però piano piano ci si arriva, insomma. Comunque, la nostra ultima guerra, di cui vi avevo parlato nell'altro episodio, è andata benissimo, è stata vinta. E come promesso abbiamo fatto un'altra guerra in cui anche questa è stata vinta. Cioè, ragazzi, qualcosa di epico. Oggi infatti questa puntata sarà dedicata ai nostri iscritti, o meglio anche i miei iscritti. E quindi oggi vi farò vedere come avete lottato in questa guerra e come gli avete fatto un Mordug così. Quindi ecco, già vi chiedono: quando uscirà un nuovo video di Clash? Sto facendo, ma tu non lo sai. Vabbè, basta. Andiamo a vedere semplicemente che cosa avete fatto. Eccola qua, i risultati della nostra guerra: 37 a 24. Finalmente stiamo cominciando a trovare dei clan che non sono troppo alti rispetto a noi, e quindi riusciamo a competere anche in modo normale, diciamo. Allora, vediamo la mappa e andiamo a vedere gli attacchi che sono stati fatti sul nemico. Ok, quale ci vediamo? Mercenario, voglio vedere mercenario. Vediamo il suo replay. 3, 2, 1... Go! Da dove attaccherà Cyrus? Ma non attacca. Che fai? Scusa, attacchi così con gli uomini invisibili. Eccolo, 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 ha lanciato pozze. Oh, che belle pozze. Mazza. Dove, dove? Oh, i draghi, voglio anch'io un drago e cavalcarlo come fa Daenerys. Oh, pure un re barbaro. Carino. Secondo voi ci riuscirà? Sì che ce la fa, avete visto già i risultati. Oh mio Dio. Guardate quel maghetto sopra qui, la piccola torre, come si sta cimentando per uccidere quel drago, ma non ce la fa. Mo vengono da te e te fanno un culo tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto grosso. Infatti è morto. Più che culo gli hanno fatto... Mi hanno bruciato, però vabbè, sono particolari. Ok, cioè, non è che gli manca tantissimo. Ok, gustiamocelo però fino alla fine questo attacco. Ragazzi, ricordatevi di spolliciare il video, di spolliciare il canale, o meglio di iscrivervi se non l'avete fatto. La mia webcam se ne va a fanculo come sempre ogni tanto. Ditemi come si fa a togliere l'autofocus su sta cosa. Se no il giorno di questi la fiuto dopo la finestra. Ok, 100%. Bravissimo Cyrus. Bravo, bravo, bravo. Andiamo a vedere un'altra partita, un altro match vinto dalla parte del nostro clan.
E che cosa ci vediamo? Sì, guardiamoci Fox Wolf. Wolf. Ok, vediamo da dove attaccherà. Sento dei draghi. Eccoli! I suoi sono neri però. Perché i suoi sono neri? Se lo sapete scrivetemelo nei commenti, perché io non so la differenza, perché quelli erano verdi, questi sono neri. E vabbè, sono viola adesso per la polsa, questo lo so. Però comunque fa strano vedere i due colori diversi, questi sono più belli. Oh mio Dio! Un draghino sta per morire. Oddio, draghetto, salvati! È ancora vivo! Oh, una folata di vento! Sto volano di cacca! Oh. Ok, ucciso! Oddio, ci sono delle bombe! No, bombe! Bombe! Ma dai, friggigli il cervello a quell'arciera là sopra, su! Una mossa, Chicco! Veloce! Intrepido! Ma quella chi sta bruciando? Non ho capito. Ah, degli arciere. No, le arciere sono su. Perché ho visto una... Ragazzi, è vinta 3 stelle alla faccia di chi ci va male. Cioè, bellissimo. Mo? Se ne sono andati tutti. Ah, ok. Era una finta. E allora, guardiamocene un'altra ancora. Così per dire, siete proprio fighi. Insomma, ci sta niente da dire. Andiamo a vedere il prossimo attacco. Il prossimo. Chi ci guardiamo? Guardiamo pure uno dei piccini. Dai. Miki, guardiamo i replay di Miki, vediamo che cosa ha combinato. Che cosa ha buttato. Ancora niente. Mi spolliciate il video. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia soprattutto. Nel prossimo video non vedremo delle war, ma qualcosa di più intenso. O battaglie o come si costruisce. Fatemelo sapere che cosa preferite nei commenti. Intanto io mi armeggio e procedo. Grazie a tutti per aver visto il video, ci vediamo alla prossima puntata. Seguiteci!